Martina Mini, ho una laurea magistrale in studi geopolitici ed internazionali. Il mio futuro lo immagino magari in carriera, anche se sono una persona adulta, spero di trovare un posto nel mondo del lavoro. Questa è la mia ambizione al momento maggiore. Grazie. Antonio Cofone, laureato in giurisprudenza. Poi cosa tuoi progetti futuri? Ma progetti futuri vorrei cercare di entrare nella pubblica amministrazione. Auguri. Grazie mille, auguri a lei per la giornata di lavoro. Buona giornata. Eccomi qua. Vai. Salve, sono Francesca, laureata in consulenza pedagogica e i miei progetti futuri sono per conseguire un master. È veramente essere qui, perché comunque un risalente ha organizzato questa giornata proprio per noi studenti laureati, che ci mette in contatto con il territorio e con la realtà della nostra comunità. Quindi sono certa che tutti noi studenti, con ognuna nostra professionalità, riusciremo a entrare proprio in modo concreto nella comunità e dare la nostra professionalità a tutti. Sì. Sono laureata in giurisprudenza, attualmente faccio il tirocinio in tribunale e la pratica forense. Chiaramente il mio sogno, il mio progetto futuro è quello di diventare un avvocato e chissà anche tentare il concorso in magistratura. Non si sa mai nella vita. Questo. Tu? Antonella, dottoressa in giurisprudenza, laureata da un mese. Il mio obiettivo, il mio sogno sarebbe quello di intraprendere il dottorato di ricerca, senza precludermi però alcuna alternativa, alcuna prospettiva lavorativa, anche se la mia massima ambizione sarebbe il concorso in magistratura. Complimenti. Buongiorno a tutti, sono Alessandra Palladini e sono emozionatissimo per questo giorno. Io sono un laureato al dottore magistrale in archeologia con una valutazione di 110 con la lode, cum laude. E niente, sono felicissimo perché la mia università ha voluto questa giornata al pari anche di altre istituzioni, non solo estere d'Oltre Alpe, ma anche italiane, tra cui ad esempio l'Università di Venezia. Quindi anche noi finalmente abbiamo il nostro Graduation Day e spero che sia utile a farci conoscere dalla società, anche perché rappresentiamo la forza attiva della società e quindi è giusto anche farci conoscere al territorio salentino. E quindi niente, per i miei progetti futuri, beh, sicuramente continuerò gli studi, si spera in un dottorato di ricerca e grazie alla legge doppia laurea, perché no, anche tentare dei percorsi in contemporanea, non sarebbe. Sarei felicissima di intraprendere questa nuova avventura. Stanno via via prendendo posto. Posso dire, io sono felice per loro e sono felice per noi, questo è il momento più bello, quando noi laureiamo questi ragazzi e queste ragazze ci sentiamo orgogliosi del nostro lavoro, ma orgogliosi certamente di loro, perché loro sono il futuro del nostro territorio e è a loro che noi affidiamo questo futuro, per cui momento bellissimo, momento fondamentale nel loro percorso, nel nostro percorso, nei diversi ruoli che noi svolgiamo in questa università. Grazie. Grazie a lei. Siamo contenti di essere qui, naturalmente ringraziamo chi l'ha voluta e pensata. Cosa dirvi ragazzi? Innanzitutto porgervi i miei ringraziamenti. Perché avete scelto anni addietro l'Unisalento e con essa la città di Lecce. E questo è per noi motivo naturalmente di soddisfazione. Costruiamo
giornalmente le nostre conoscenze, i nostri saperi, grazie a questo incredibile rapporto che riusciamo a costruire con gli studenti. Io devo ringraziarvi per tutto quello che ci avete dato. Sì, forse vi abbiamo dato noi molto, ma vi assicuro che ogni anno, ogni giorno, noi riceviamo da voi molto di più di quello che noi riusciamo a darvi. Per l'autorità conferitemi dallo Stato, in nome della Repubblica Italiana, vi proclamo dottoresse e dottori magistrali. Ovviamente, uno, due, tre!